Proseguiamo con il corso introduttivo ad Adobe Audition. Benvenuti in questo nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it. Allora, avevamo visto nella scorsa lezione come fare dei semplici editing alla forma d'onda. Abbiamo visto la selezione, il volume, il tagliare. Prima di andare a vedere gli effetti, vediamo come sia possibile utilizzare il copia e incolla se avessimo intenzione di appunto replicare magari un pezzettino di audio. Per esempio, prendiamo questa introduzione, ok, questo primo pezzettino, mandiamo in play. Buongiorno, buongiorno, ben svegliati, ben svegliati, ben svegliati. Ok, questo sono io che canticchio in uno dei video del caffè mattutino di fabioambrosi.it. Ipotizziamo che io voglia isolare solo il buongiorno, buongiorno, ok? Buongiorno, buongiorno. Ok, eccolo qua, lo seleziono, faccio un fantastico Ctrl X per tagliare. Ctrl X, ricordo, è la funzione che taglia e allo stesso tempo copia. E ipotizziamo che tutto il resto almeno mi interessi, quindi lo seleziono e lo cancello. Doppio clic del mouse, lo faccio rivedere, doppio clic per selezionare tutto, cancio, via. Faccio Ctrl V perché io ho fatto un taglio, è vero, ma ho anche copiato con il Ctrl X ed ecco la nostra forma d'onda. Buongiorno, 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 buongiorno. Ok, vedete che va a loop. Perché sta andando a loop questa riproduzione? Perché è attivata la modalità loop che trovate qui in basso. Oh, ipotizziamo che io abbia sbagliato, dovevo prendere qualcosina in più. C'è sempre il Ctrl Z che vi permette di tornare indietro. Vedete, finché non salvo sto tranquillo e adesso posso fare una selezione più precisa. Quindi, no, ben svegliati, ben... ancora Ctrl Z perché c'era il pezzettino che avevo rimosso. Buongiorno, buongiorno, ben svegliati. Ok, quindi il buongiorno finisce qui. No, ben svegliati, no, ben... questo è il ben. Ben svegliati. Ok, quindi da qui indietro recupero, Ctrl X. Seleziono tutto, cancello, Ctrl V ed eccolo qua. Buongiorno, 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 buongiorno. Ok, dicevo, io volessi replicarlo ancora questo buongiorno, buongiorno. Beh, mi metto alla fine, mi aiuto con i pulsanti per andare all'inizio, alla fine, avanti, indietro. Quindi mi posiziono alla fine della timeline, Ctrl V, vedete? E continuo ad aggiungere ancora alla fine. Ok, Ctrl V ed ecco che io ho creato un loop, se vogliamo dirla in questo modo, del mio buongiorno, buongiorno. Buongiorno, 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 buongiorno. Ok, questo per dimostrarvi come le funzionalità di copia, incolla e taglia funzionino benissimo. Ok, dicevo, adesso ipotizziamo di voler aggiungere un effetto, non so, un eco o un riverbero, facciamo un eco perché è più figo sentirsi dire buongiorno con un eco. Allora, io cosa devo fare per applicare un effetto? Intanto, se non selezionassi nulla, l'effetto verrebbe applicato a tutta la mia forma d'onda. Se io volessi applicare l'effetto solo ad una porzione, devo selezionare la forma d'onda, ok? Ma io voglio applicare l'effetto su tutta la forma, quindi lascio in questo modo. Vado nel menu effetti e vedete che abbiamo tutta una serie di effetti che possiamo utilizzare. Sono categorie, chiaramente. Ogni categoria dentro ha altre sottocategorie oppure ha degli effetti veri e propri. Ne parleremo più avanti. Se utilizzate altri software audio, come per esempio Cubase, o avete dimestichezza con, siete musicisti per esempio, utilizzate la suite Native Instrument, molti plugin possono aggiungere degli effetti ad Audition. Questo per dire che di default trovate già tante cose, ma se siete dei professionisti e avete acquistato dei plugin di terze parti, chiaramente potete trovare altri plugin che magari vengono con altri software, ok? Per esempio. Però rimaniamo semplici, ipotizziamo di voler applicare un effetto, un riverbero, cerchiamo la categoria riverbero, no, eccolo qua, ritardo ed eco, perché voglio applicare un eco,
E per esempio cerchiamo l'effetto eco, clicchiamo e vedete che appare un tool. Ora io non mi metterò a spiegare tutti gli strumenti e tutti gli effetti uno per uno, perché diciamo che richiederebbe questo probabilmente un corso a parte, questo è un corso introduttivo. Il mio consiglio è di giocare con questi valori e vedere quello che accade. Vi dico subito che ogni effetto che utilizzate in Audition ha dei predefiniti. Ha dei preset, quindi magari se non siete esperti potete partire con un predefinito, per esempio, non so, misterioso. Ok? Cliccate su questo bottoncino in basso per ascoltare una preview di quello che state facendo. Ascoltiamo. Buongiorno, 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 buongiorno. Ok? Se non siete soddisfatti potete cambiare. Per esempio, non so, telefono molleggiato, non so cosa significhi, ma lo vedremo subito. Play. Buongiorno, 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 buongiorno. Ok, direi che ci siamo, ci piace. Oppure, non so, prendiamo voce stereo. Ascoltiamo. Buongiorno, 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 buongiorno. Insomma, potete giocare e scegliere voi quello che vi piace di più. Ho visto una cosa bellissima, bisbigli delicati. Buongiorno, 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 Beh, scegliamone uno qualsiasi, buongiorno, buongiorno. quando siamo soddisfatti clicchiamo su applica. Ecco, l'effetto è stato applicato. Buongiorno, 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 buongiorno. Oh, chiaramente poi tutto finisce in maniera troncata, anche se c'è un riverbero che chiaramente prolunga la vostra voce, nel momento in cui il file finisce, nel momento in cui la forma d'onda finisce, finisce anche l'effetto. Ma se ne volessimo applicare un effetto che prosegua anche quando il file è finito, come possiamo fare? Beh, potremmo aggiungere del silenzio, ok? Aggiungere il silenzio significa semplicemente prolungare questa forma d'onda con un tot di secondi dove non accade nulla, ma che noi possiamo riempire, per esempio, con il riverbero che abbiamo. Che andiamo ad applicare. Quindi mi posiziono alla fine della forma d'onda, vado nel menu modifica, scendo in basso e intercetto la categoria inserisci e clicco su silenzia. Specifico quanti secondi di silenzio voglio inserire, per esempio 10 secondi, clicco su ok e olè. Abbiamo inserito del silenzio, per la precisione 10 secondi di silenzio, dopo la mia clip. A questo punto seleziono tutto, riapplico l'effetto di eco che avevo deciso di applicare prima, bisbigli delicati, clicco su applica e vedete che adesso chiaramente l'effetto è stato applicato a tutta la traccia, ma nel momento in cui io termino di parlare rimane ancora traccia dell'eco che ho inserito. Ascoltiamo. Buongiorno, buongiorno. Ok, a scemare, come si suol dire. Spero vi sia piaciuta questa lezione. Nella prossima lezione continueremo ad esplorare ancora questo editor di Audition, perché ci sono tante, tante, tante cose che possiamo fare. Ma non vi anticipo troppo. L'appuntamento è al prossimo video tutorial. Se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram, trovatemi, cercatemi, sono Fabio Ambrosi, cercatemi su Facebook se già non mi seguite lì e ovviamente invitate anche i vostri amici, consigliate questi video, mettete like, commentate per tutte le domande, ovviamente cercherò di rispondervi nel minor tempo possibile. Grazie ancora, al prossimo video tutorial. Ciao!